Bentornati esploratrici e esploratori a questo nuovo episodio della serie dedicata a Loupiro. In questo episodio ci butteremo a pesce nel capitolo 3 e, si spera, arriveremo almeno ad affrontare il nuovo boss che abbiamo sbloccato alla fine del capitolo 2 e del quale abbiamo avuto già qualche piccolo spoiler perché abbiamo avuto modo di vedere quella specie di Umbreon infernale dopo aver sconfitto il secondo boss nel dialogo nel villaggio, che quindi ci ha introdotto almeno un minimo quel che sarà lo scontro. Ipotizzo quindi che sarà uno scontro con un boss che avrà dei servitori, ipoteticamente questo cane o questi cani, e quindi insomma ci aspetterà una bella sfida. Il capitolo 3 inoltre avrà una difficoltà maggiorata perché i nemici avranno da 2 a 3 abilità, la forza dei nemici è potenziata e si potenzia di più per ogni loop, però avremo anche un bonus di risorse, quindi questo sarà ottimo. Affronteremo il capitolo utilizzando il necromante, perché è una classe che mi piace molto, voglio esplorarla di più prima magari di tornare a fare un po' di run con il warrior, però per ora voglio andare col necromante. Voglio anche sperimentare un po' gli edifici che possiamo sbloccare nuovi, che non ho ancora acquistato, o meglio la foresta l'ho presa ma non l'abbiamo ancora utilizzata nei gameplay. È buona, è una carta che aumenta l'attack speed, poi la vedremo. Abbiamo però da sbloccare il fiume, questo mi intriga molto, quindi andremo a sbloccarlo. Come vedete è possibile metterlo qua di lato, interessante questa cosa. Quindi posso costruire in realtà un fiume che passi, diciamo... Ah, ok, viene costruito interamente. Non posso crederci. Ho un intero fiume di domande riguardo questa cosa. Intendi un oceano di domande? Non ci sono più oceani nel mondo. Il fiume è l'unico standard per indicare grosse quantità di acqua adesso. Come riusciamo addirittura a ricordarci dell'oceano? Pensa, tutta quest'acqua che viene dal nulla e va verso il nulla. È la stessa acqua che continua a girare in tondo? O c'è qualcosa che continua costantemente a creare nuova materia? Non ne ho idea. Vuoi vedere se è buona per nuotarci? Certo. Bene, bene. C'è sempre questo umorismo un po' nonsense nel gioco che apprezzo molto. Allora, qua abbiamo il fiume. Che fa il fiume? Sblocca la carta fiume. Non so se va a fare qualche tipo di interazioni con le strutture vicino al fiume. Immagino che lo scopriremo. Però intanto abbiamo sbloccato la carta fiume. Cosa possiamo fare? Possiamo fare altre foreste che immagino servano per il taglialegna. Vediamo, dopo una spedizione ci dà un branch, quindi un ramo, quindi risorse legno per ogni loop completato, ma non più dei tiles di foresta che sono attorno alla capanna del taglialegna, ok. In più sblocca l'abilità di craftare le forniture, gli oggetti, se il supply depot è costruito. Ok, supply depot ce l'abbiamo perché è questo qui, perfetto. Poi abbiamo l'alchimista, questo è anche interessante. Mi hanno detto nei commenti che è in grado di scambiare risorse, quindi sicuramente andremo a farlo. Ma abbiamo anche il ponte. Il ponte ci sblocca l'abilità di prolungare il fiume sotto una strada durante una spedizione. Ah, ok, questo è interessante. Allora, andiamo a sbloccare l'alchimista, per il quale abbiamo anche abbastanza farmato in passato, nelle run passate. Sbloccato, perfetto. Sapevi che l'idrogeno è il più semplice e comune elemento nell'universo? E sapevi che non sapere questo fatto non ti rende una brutta persona? Non aver paura di imparare, amico mio. Questo è quello che intendo. Non sapere non è un crimine. Il crimine è non tentare di sapere nulla. E guarda cosa sei riuscito a ottenere con la scienza. Trasformazione alchimica della materia. Creazione di uno dall'altro. Qualcosa che non hai da qualcosa che hai. Brillante. Quindi ora sai dove andare se hai bisogno di una buona e vecchia trasformazione alchemica. O una buona tazza di tè e una conversazione interessante, naturalmente.
Allora, cosa abbiamo? Ah, abbiamo sbloccato alchimia. Ok. Quindi è più o meno come immaginavo, nel senso che è possibile convertire risorse, ad esempio il legno, in idrogeno e poi utilizzare l'idrogeno per ottenere altre risorse, ovviamente con, immagino, un tasso di conversione differente a seconda del tipo di risorsa. Ad esempio questa, se la decompongo, mi dà 100. O meglio, richiede 100, penso. Ah, mi dà 25. Ok, perfetto. Perfetto, allora abbiamo sbloccato, secondo me, quello che ci serviva. Quindi quello che voglio fare adesso è andare a costruirci un deck per affrontare il prossimo boss. Abbiamo sbloccato anche questa Zero Milestone. Vediamo un po', un monumento al primo passo fatto dal primo esploratore. Cambia la forza di mostri a seconda della posizione lungo la strada, indebolendo quelli vicini al meridiano e rafforzando quelli che sono lontani. Non affligge i boss. Interessante questa carta. Non voglio ancora provarla. Penso che semplicemente ci accontenteremo o dell'Ancestral Crypt o dell'arsenale. Forse andremo di Ancestral Crypt, perché mi piace avere gli HP extra. Dopodiché proveremo sicuramente il fiume, la Sand Dunes e il deserto forse no, non a questo giro, l'Outpost no, perché ci serve droppare la roba, non avremo la possibilità di dropparla se usassimo l'Outpost perché la prenderebbero le guardie. Le Ruins sono molto buone, però per gestirle ci serve necessariamente il Grow e il Blood Grow. Il villaggio in realtà potremmo anche farne a meno, ad esempio. E potremmo invece optare per un cimitero. Quindi cimitero Ruins, Spider per le carte, Groove e Blood Groove per questa combo. La Bookery non mi dispiace perché consente di scambiare carte che magari non ci servono. Il Chrono Crystal lo teniamo per potenziare i Midov. Il River cosa fa? Raddoppia gli effetti dei tiles, le strutture, diciamo, di sfondo, insomma, landscape. Ok, quindi interessante, quindi probabilmente potenzia Midov, Rock. La foresta la proviamo e direi basta, non voglio portarmi dietro troppa roba, anche se i beacon, cavolo, i beacon mi attira effettivamente. Potremmo anche mettere il beacon e rinunciare al cimitero per non avere troppe carte. Ok, proviamo con queste 12 carte. Non mi sembra male come combo. Probabilmente avremo asfaltati al boss, però voglio provare. Quindi partiamo. Siamo pronti? Me la sento? Ma sì, me la sento. Ok, tra l'altro continuo a sbloccare achievement su Steam. Chissà quali ho sbloccato, dopo controllerò. Allora, piazziamo subito l'Ancestral Crypt, anche se non c'è tutta sta fretta perché tanto gli slime non sono mostri dati di anima, quindi non ci danno HP bonus. Ok, vediamo cosa fanno. Tick Slime, vediamo cosa fa. Quindi abbiamo la solito debuff corrosivo, ma in più ci appiccica una roba che ci fa fare meno danni. Cacchio. Pesante. Ok, abbiamo trovato anche le foreste. Mi sembra che le foreste c'è la versione da 1% e da 2%, un po' come le sand dunes e i deserti. Io per ora punterei a tenermi solo quelle più potenti, perché secondo me ci conviene. Dopodiché andremo anche a cercare di posizionare il fiume in una maniera ottimale, perché l'idea è avere quanta più adiacenza possibile del fiume. Perché una cosa che so del fiume, anche se non ho ancora provato, è che se mettiamo una struttura adiacente a più lati del fiume, il raddoppio dell'effetto del fiume si applica più volte. Quindi possiamo fare col fiume una struttura zigzag di questo tipo per andare ad avere più, diciamo, più potere. E cercheremo di potenziare con il fiume, io penso, principalmente l'attack speed e probabilmente la regen della vita con i Midov, che ci tornerà utile. Anche perché i Midov potremmo metterli vicino anche ai Chrono Crystal, quindi ulteriormente potenziarci.
L'attack speed è molto buona sul necromante, come ho già detto nel video dove l'abbiamo usato per sconfiggere la prima volta la sacerdotessa, perché semplicemente ci permette di evocare più rapidamente gli scheletri. Quindi è una statistica molto buona per il necromante. Allora, abbiamo droppato un'altra foresta potenziata, però vorrei trovare qualche carta per generare mob. Non sarebbe male uno spider cocoon, ad esempio. Ok, prima tessera fiume. Ok, quindi partiamo, possiamo partire solo dai bordi. Quindi partiamo ad esempio da... Sto pensando come fare. Potremmo fare una cosa zigzag di questo tipo e scendere giù e poi magari continuare di qua. Quindi partiamo magari da qui, oppure da qua, e fare così. Tipo fare così, scendere e poi a zigzag. Perché possiamo metterlo dopo quello. Facciamo da qua. Adesso potremmo mettere questa ad esempio vicino alla tessera fiume. Tanto dopo andiamo a zigzag, quindi perché no? Vediamo che l'attack speed abbiamo 8%, perché 4 da questo e 4 dalla foresta, quindi effettivamente è stata raddoppiata dal fiume. Questo è veramente ottimo, secondo me potremmo fare in futuro delle combo con il fiume spaventose. Immagino già usare per esempio le dunes, che verrebbero potenziate ulteriormente, mamma mia. Ok, abbiamo i Chrono Crystal, andrò a piazzarli qua e andrò a piazzare i Midov qui, in maniera tale che poi col fiume passeremo comunque vicino a questi, almeno ai Midov questi qua esterni, in maniera tale che vengano potenziati e ci rigenerano più vita. Ok, mi sembra una buona idea. L'unica cosa che non mi piace è che non stiamo trovando robe per far uscire mostri. Ok, finalmente delle ruins. Le ruins sono buone, andiamo a piazzarle qua perché poi qua sicuramente piazzeremo un Blood Grow. Quindi qua piazzeremo le ruins. Anzi, forse era meglio negli angolini, così potevamo metterle speculari. Vabbè, fa niente. Le ruins sono ottime, però finché non arriva il Blood Grow in realtà sono molto meno efficaci, perché chiaramente i mostri possono scappare invece che morire, e questo è un problema. Allora, andiamo a piazzare il secondo pezzo di fiume. Ok, penso che stia funzionando, no? Mettiamo anche la seconda foresta e poi qua scenderemo giù col fiume. Arriveremo qua e poi andremo zigzag, credo, eh? Penso che faremo così. Adesso vediamo, perché non sono ancora pratico del posizionamento del fiume, quindi devo ancora prenderci la mano. Probabilmente ci sono maniere molto ottimizzate per piazzare il fiume. Tra l'altro vedo che lo droppiamo con abbastanza frequenza il fiume. Ah, ecco che si crea il primo corso d'acqua, molto carino da vedersi. E quindi diciamo che devo ancora prenderci la mano e cercare di capire qual è il posizionamento ottimale del fiume. Allora, Spider Cocoon sicuramente lo piazziamo, e lo piazziamo in un posto che ci garantisca lo spawn di ragni in almeno due tiles, quindi qua, così uno di due darà anche sul Blood Grow. Sì. E tra l'altro possiamo anche iniziare a mettere un altro crystal. Vediamo, il fiume farà così, scenderà qua, poi scenderà qua e andrà a toccare qua, poi scenderà qua e forse dovrebbe toccare qua. Però stavo pensando di mettere in realtà il crystal qui per iniziare ad avere un pochino più di ragni, perché ci serve iniziare a droppare carte. Dovrebbero spawnare i primi ragni adesso, al sorgere del nuovo giorno. Perché non abbiamo trovato tanta roba, siamo messi un pochino male a livello proprio di drop. Perfetto, due ragni, ottimo. Vediamo cosa fanno. Questo tolgono come passiva 20% di attack speed. Mamma mia ragazzi, questa è pesante veramente. Ci rallenta di brutto. Veramente forte questa abilità dei nemici. Sono veramente temibili, Allora, dobbiamo in qualche modo bilanciare. Per fortuna abbiamo le foreste, quindi forse arriveremo a comunque a bilanciare l'attack speed che ci viene tolta. Spero. Allora, abbiamo il nostro grow che sicuramente andremo a piazzare qui, in maniera tale che poi facciamo il blood grow sopra. Non so se ha senso
utilizzare la tecnica del blood grow anche sul boss? Penso di sì, che in realtà qualsiasi boss sia sensibile a quell'abilità, quindi ci proveremo. Però è da vedersi, diciamo. Sono veramente spaventose le abilità dei mostri, eh? Iniziano veramente a essere inquietanti. Allora, vorrei droppare una bookery. Una bookery ci consentirebbe di mischiare queste carte che sono un po' inutili ora come ora. Obiettivamente non sono molto forti. I Nido potremmo piazzarli da qualche parte, ma non è che ne abbiamo così un così feroce bisogno ora come ora. Abbiamo bisogno veramente di carte più utili. Montagne, vabbè, male non fanno, però non è quello che vorrei. Questa è molto buona. Un bel upgrade allo skeleton level. Ok, perfetto. Abbiamo trovato la nostra bookery, che probabilmente andremo a piazzare in maniera molto aggressiva qua sopra, in maniera tale da avere ben 3 scambi di carte, perché tutto sommato abbiamo tante carte adesso. Dobbiamo assolutamente levarci un po' di queste carte. L'Oblivion. Mi spiace non usarlo, ma ora come ora non ci serve a niente, quindi non lo useremo. Abbiamo un altro grow. Montagne che andiamo a piazzare. Il grow lo piazziamo, sì. E sto pensando dove. Probabilmente l'andremo a piazzare in questa zona, forse. Però non vorrei metterlo a range in realtà della... No, pensiamolo qua. Non vorrei metterlo a range della libreria, perché poi si creano mostri veramente troppo forti per noi. Allora, abbiamo il beacon che andiamo a utilizzare per migliorarci l'attack speed. Sicuramente contro il boss lo useremo. Ok, il fiume, scendiamo giù. E poi un'altra bookery che obiettivamente non so se ci servirà adesso. Quindi per ora non la mettiamo. Anche se in realtà mi garba sempre l'idea di scambiare carte. Potremmo metterla magari in un punto non troppo rischioso come questo e fare un paio di scambi, ma sì, dai. I rani si stanno accumulando, non so se è stata una buona idea, perché adesso che conosco la loro abilità sono davvero in realtà intimorito. Quindi speriamo che sia stata una buona idea. Per ora non sono molto forti, comunque siamo loop 3, però rallentano davvero tanto l'attack speed, quindi dobbiamo cercare di bilanciare questa cosa. Allora, per bilanciarla potremmo anche decidere... Allora, qui facciamo un fiume che ci passa così. In questo modo ognuna di queste viene potenziata notevolmente. Andiamo a piazzare, ad esempio, qui altri alberi. E usiamo attack speed più 20%. Almeno andiamo a bilanciare il debuff dei ragni. Abbiamo fatto la nostra montagna. Quindi inizieranno ad arrivare anche le arpie. Sono curioso di vedere che abilità hanno le arpie. In realtà, appunto, in questa run sarà più che altro un po' una sperimentazione, perché non sapendo cosa ci aspetta, spero di scoprire quante più abilità possibile di mostri, per, diciamo, capire anche con cosa ho a che fare. Come vedete è veramente, veramente difficile. Sono molto forti i nemici. I ragni diventeranno presto un problema, secondo me. Allora, andiamo a potenziare ulteriormente l'attack speed. Regen no, per ora no. Sono spawnati due serpentoni. Purtroppo non abbiamo il blood grow. Qui ci aiuterebbe veramente tanto averlo, perché adesso questi qua probabilmente scapperanno. Vediamo che abilità hanno. Vabbè, arciere, ritirata, desperate. Cavolo, si potenziano man mano che perdono HP. Porca miseria. Anche questa cosa qui è forte. Oh, abbiamo avuto culo e li abbiamo battuti entrambi. Questa cosa qua, veramente una sculata abbiamo fatto, eh. Veramente sculata. Veramente buona, tra l'altro. Ci ha dato roba ottima. Ci ha potenziato notevolmente. Questo dovrebbe darci una grande mano adesso, almeno nei primi loop. Vediamo che abilità hanno i Ratwolf. Ignora damage to all. Wow, ok. Quindi la strategia con Rogue in questo capitolo con i Ratwolf non si può tanto fare, eh. Goblin Camp, io, sapete cosa? Usiamoli sti Oblivion. Goblin non mi va di affrontarli. Anche se sono curioso di vedere che abilità hanno. Ma penso che prima o poi comunque li vedremo nel corso di questa run, perché non riuscirò a eliminare tutti i Goblin Camp.
Abbiamo, questo upgrade non è male, però non me la sento ancora di piazzarlo. Allora, per ora siamo scheletro level 2.64, non è male. Primo tratto, vediamo un po' cosa c'è. Ok, questo è molto buono, questo è molto molto buono. Io lo prenderei questo qui perché ci rigenera la vita con la morte di scheletri, è davvero ottimo. O almeno io penso che sia buono, Perché comunque se arriviamo ad avere tanta attack speed grazie alle foreste, potremmo effettivamente evocare molti scheletri e rimpiazzare rapidamente anche il numero di scheletri. Abbiamo un altro beacon che andiamo prontamente a piazzare da qualche parte, mi chiedo dove, probabilmente forse nella zona delle ruins o nella zona coi ragni. Il fatto che i ragni che attaccano velocemente mi spaventano, perché sono in grado di bloccare gli attacchi. Potrei anche pensare semplicemente per ora di occuparmi solo di velocizzare un po' il loop, senza, diciamo, esagerare. Ok, sostituzione di carte. Montagne le voglio? Non tantissimo in realtà. Piazziamo invece un altro crystal e un altro mito qui. Facciamo un altro scambio. Il fiume lo voglio, sì. Scendiamo giù. Le foreste invece non mi interessa perché sono le versioni deboli. Cerco di ottimizzare come posso. Allora, un altro Blood Crystal. Potrebbe essere interessante perché l'idea è di andare col fiume zigzag e mettere altri Meadow lungo almeno i punti in cui c'è il fiume. Però non so ancora di preciso quali saranno, quindi non so se me la sento di piazzarlo adesso questo Blood Crystal. Forse no, forse lo uso per scambiare con la Bookery. La Bookery è proprio versatile per questo motivo, perché puoi scegliere, diciamo, quando vuoi scambiare qualche cosa e quando invece non vuoi scambiarla. Allora, Blood Glow lo metterò qua e coprirà tutto questo lato. A sto punto mi conviene piazzare una Ruins? Forse sì. Anche se mi spaventa perché dovrei per forza metterla attaccata a questa. Oppure qui, ma i ragni prenderebbero tutto il supporto. Non mi va tantissimo, però obiettivamente non è che ho molta scelta. Oppure vado a piazzare la Ruins qui. Perché poi qua ci metterò un altro Blood Grow appena lo trovo. Sì, forse è una buona idea. Ok, abbiamo trovato il primo Blood Grow, sicuramente lo piazziamo qua, questo. Questo è dal 2%, quindi lo andiamo a mettere. Allora, ragioniamo un attimo. Se, mi conviene metterla qua? No, mi conviene metterla qua e poi fare comunque lo zigzag fatto così. In questo modo qua. Quindi conviene comunque metterla qui. Sì, decisamente sì, secondo me. Ok, mettiamola qua allora. E poi abbiamo la roccia, che però per ora voglio scambiare. Voglio qualcosa di più utile, come per esempio altro fiume. E un altro Blood Grow che piazziamo qua. Quindi perfetto, le nostre due ruins sono coperte. Vorrei anche usare questo Meadow, quindi facciamo qua. Ora, in teoria, questo Meadow fiorito arriva a 3 e col fiume dovrebbe darci un più 6, quindi dovremmo arrivare a 46. Vediamo se è giusto. Anzi, no, forse è meglio qua. Qui viene raddoppiato ancora di più. Quanto siamo? 40? 52, quindi ci ha dato 12. Ok, i conti tornano. 3 per 2, 6 per 2, 12. Quindi davvero una combo notevole, eh? Con un solo Meadow abbiamo guadagnato 12 HP. 12 HP per day. Ok, vediamo un po' sta roba. Questo non è male, questo non è male. Teniamo anche questo, così raggiungiamo anche i 3 di skeleton level. Ricordiamoci dalla run che abbiamo fatto nel secondo capitolo quanto è importante lo skeleton level. A me sembra più importante la summon quality, onestamente, perché skeleton level fa sì che i nostri scheletri sono molto più resistenti. Allora, qua penso che col fiume quindi gireremo in questo modo, sì. Mi sembra ottimo. Ok, gli scheletri un po' ci stanno curando, però come vedete è difficile. I ragni sono difficili, ragazzi. Non è affatto facile, anche con i potenziamenti che abbiamo ottenuto. Scendiamo giù col fiume. Siamo a attack speed. Quanto? Già 44%. Davvero notevole.
HP in più non so se li... però Midov li voglio, HP in più però non so se li voglio ancora. Preferisco tenermi la carta da scambiare con le Bucherie. Allora qua ci abbiamo per fortuna il Blood Grow che ci dà una mano, che ci sta dando una mano. Questo è meglio di questo, piazziamolo. Non abbiamo tanta summon quality e questo è un po' un problema perché ci impedisce di trovare, di evocare scheletri di livello, cioè di classe più elevata. Io vorrei tanto quegli scheletri guardiani, quelli sono veramente buoni perché tankano gli attacchi, quindi sono ottimi. Qui cosa abbiamo? Evasion, regen per sec, attack speed. Potrei anche decidere di tenerlo al posto del secondo anello. Mi rendo conto che perdiamo un po' di skeleton quality, però ci serve un po' anche di statistiche difensive ora come ora. Almeno raggiungiamo i 25 di evasion, che non sono male. Ok, questo nulla di che. Procediamo anche abbastanza lentamente, perché probabilmente ci mettiamo tanto, forse troppo, ad abbattere i nemici. Non siamo molto veloci. Vediamo cosa, che abilità ha l'arpia. Più 1 difesa per ogni 3 secondi dopo essere colpito. Cavolo, wow. Quindi man mano lei accumula difesa e diventa sempre più resistente. Cavolo, mamma mia. Però è difesa temporanea, quindi non dura, non dura per sempre. Però è buona, devo dire, Poi in combo con la sua abilità che fa evadere i colpi. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo. Più evasion e più HP, però non me la sento ancora. Però potremmo anche fare così, mettere questo e sostituire quest'anello. Così l'evasion rimane comunque decente e potenziamo lo skeleton level. Perché comunque chiaramente gli scheletri sono fondamentali. Nel momento in cui i nostri scheletri dovessero iniziare a morire troppo rapidamente, saremmo praticamente spacciati. Allora qua abbiamo un libro che mi sembra davvero ottimo, perché arriviamo a 3.94. Davvero ottimo. Quindi potremmo anche decidere di mettere questo libro. Saliamo a 5 skeleton level, è davvero tanto. E poi magari sostituire il primo anello, che tanto ci dà roba buona, e avere altro skeleton level. Quindi siamo a 5.56, davvero tanto secondo me per questa fase. Mettiamoci una forestina qua, oppure un Midov, devo ancora decidere. Mettiamola qua la foresta per ora. Abbiamo un altro Grow, potremmo piazzarlo, però potremmo anche non piazzarlo. Non lo so, mi sento molto insicuro, perché non so di preciso la potenza di questi mostri, quanto possiamo gestirla. Quindi anche per questo che sono abbastanza prudente. Giusto, abbiamo anche gli arcieri vicino alla base, bisogna ricordarci anche di questo fatto. Andiamo avanti col fiume. Faremo una bella curvettina col fiume qui. Allora, vediamo un po'. Un altro spider cocoon potrebbe essere utile. Potrebbe essere utile questo spider cocoon. Ma dove però? Anche questa è una bella domanda. Forse qui. O forse qui. No, mettiamolo qua perché abbiamo gli arcieri della base. Voglio sfruttarli. Ok, un altro Midov. Non lo so onestamente. Probabilmente il fiume arriverà qua. Quindi se io piazzassi il Midov qua, sarebbe ottimo. Mettiamolo qua, perché così viene raddoppiato sia dal cristallo che dal fiume. Però ci servono altri due tasselli fiume. Altro spider cocoon. Non lo so se piazzarlo, perché i ragni comunque mi spaventano. Qui potrei avere difesa più 5. No, per ora no, non me la sento ancora. Potremmo piazzare i ragni qua, in maniera tale che comunque ho il supporto. Sì, ho il supporto degli arcieri. Mi sembra una buona cosa, onestamente. Facciamo uno scambio. Rocce, niente, non mi interessano. Altro fiume mi interessa, e come. Ok, siamo già a 48% di attack speed, non è male, Non è affatto male. Potremmo anche pensare di iniziare, se troviamo, a piazzare i beacon vicini ai ragni.
Non abbiamo Max Skeletons, questo è un problema. Questo attualmente è il nostro problema, perché due scheletri sono pochi, obiettivamente. L'altro problema è la summon quality. Ne abbiamo troppo poco. Quindi dobbiamo cercare di gestirci queste risorse. Meno male che il Grow ci dà una piccola mano, però come vedete comunque i ragni ci fanno i loro bei danni, eh. Potremmo piazzare un Grow qua, ma sì, lo piazzerei. E il resto ce lo teniamo. Per ora le runes le abbiamo gestite bene. Speriamo che ci droppino roba forte. Conto veramente sui serpentoni, perché di solito droppano roba... infatti. Questo anche è anche ottimo. Le runes sono veramente forti, pericolose ma forti. Altra bucare la vogliamo mettere? Cacchio, inizia a diventare pericolosa, Potremmo piazzarla qua. Dobbiamo tenerle tutte in posto abbastanza safe. Allora, altro Spider Cocoon non mi sembra il caso. Ci teniamo queste cose qui. Potremmo mettere i Midov, perché regeni in più ci torna comunque comodo, Ma la verità è che ora come ora ci servirebbe le tessere fiume per andare avanti col fiume. Quindi quello è quello di cui avremo bisogno ora. Division 17... Nah. Non ancora. Non sta andando malissimo. Siamo al loop 5. Stiamo avanzando molto poco in realtà sul percorso del boss. L'altra foresta io direi piazziamola qua, perché così verrà beccata due volte dalla nostra attack speed. Tra l'altro l'attack speed penso che in realtà venga potenziata solo quella del necromante, non quella degli scheletri. Per quello ci servono più che altro i beacon. Ok, questo è buono che ci dà regen. Siamo messi maluccio, la quantità di vita, quindi io punterei ad avere più regen. Potremmo fare, mettere un Chrono Crystal qui. Però in realtà non è che sia utilissimo. Potenzierebbe solo un Midov. Forse conviene farlo in altri punti. Ad esempio qua. Posso mettere la... Ok, sì, posso mettere la Midov là sopra. Ci mettiamo un Midov così e uno così. È uscito un Flash Golem. Sono curioso di vedere quale temibile abilità avrà il Flash Golem. Ok, cosa ci ha dato questo? Questo ci dà Summon Quality e Skeleton Level. Questo ci serve. Dobbiamo per forza prenderlo. Rinunciamo all'Evasion, però ci serve. Allora, vediamo un po'. Questo non è male. Per ogni scheletro evocato, un permanente bonus alla Magic Armor. Questo è ottimo. L'abbiamo trovato anche abbastanza presto, quindi potrebbe veramente boostarci non poco, Ok, altra foresta. Dove andiamo a piazzarla? Io penso qua sopra. O qua. Forse è meglio qua. Qui abbiamo sempre tempo per metterla, ma qui tanto fa la curva e quindi andrà a potenziarsi. Facciamo qua. Ma spero di trovare un fiume in realtà. È comune, ma non così tanto, fiume. Forse è un... Beh, dai, due fiumi però abbiamo trovato, dai. Ok, abbiamo fatto fiorire questo. Siamo già a 82 HP per day. Abbiamo messo pochissime Midov. Il fiume è veramente forte. Ok, altro fiume qui. Potremmo mettere la Midov qua, anche se non è beccata dai Chrono Crystal. Però comunque fiorisce e ci dà 6 HP per day. E l'altra foresta io direi qua. Così arriviamo a 68% di attack speed. Dobbiamo comunque potenziarci le HP, quindi quante montagne sono? 3x3, queste qua è 9, più 3 è 11. Possiamo mettere altre montagne, sì che possiamo metterle. Abbiamo 12 montagne, teniamo il conto, perché non vorrei evitare di far uscire campi di goblin attualmente. Ok, altro fiume. Facciamo il nostro zigzagare. Mettiamo un Midov qua, ci fa arrivare a 100 HP per day. Mamma mia, lo sto adorando questo fiume, è davvero forte. Blood Grow, ma attualmente non è che ci serve tantissimo. Oddio, qua potrebbe essere utile, no? Qua lo mettiamo, dai. È vero che spawna i Flash Golem, quindi
Questo può essere problematico. Non vorrei venire distrutto istantaneamente dai Flash Golem, eh. Cavolo, l'Oblivion. Cavolo, vorrei... In realtà vorrei usarlo. Però non c'è nessun Goblin Khan e nulla, quindi verrà scambiato. E vabbè. Ce ne faremo una ragione. Abbiamo anche le Midov che potremo piazzare qua, sì, perché sono potenziate dal Crystal. Ma non mi sento... Non mi sento troppo... Troppo insoddisfatto, dai, non sta andando male. Stiamo trovando anche abbastanza foreste. Questa fa un altro zigzagare qui, quindi piazziamola qui. Montagna per avere HP. Fra poco verrà spogliata la prima Bookery e quindi inizieremo a dover affrontare anche i libri, purtroppo, cosa che mi spaventa abbastanza. Più che altro perché è vero, l'abbiamo messa in zone safe le Bookery, però comunque ci sono le arpie, ci sono mob che possono comunque spawnare in quelle zone. Allora, io potrei andare di aggressività adesso, iniziare a piazzare i beacon in maniera tale da pomparmi l'attack speed, ad esempio qui, questo non è male, dai, facciamo qua. Ok, Flash Golem, forza e coraggio, vediamo cosa fa. Quindi, vabbè, al solito Dining Strike, ma poi c'ha Eevee End. Ogni colpo dato dal golem... ogni colpo che infliggiamo al golem incrementa la percentuale di critical hit. Cavolo, quindi man mano che lo meniamo, lui aumenta sempre di più le possibilità di farci un colpo critico. Porca miseria. Anche questa cosa è abbastanza pesante, eh. Dobbiamo avere più scheletri, non stiamo trovando skeleton, max skeleton, questo è veramente problematico. Neanche, cioè, credo di aver trovato forse un oggetto che lo aumentava dall'inizio. Ci ha fatto un critico da 100, mamma mia ragazzi. È veramente devastante, eh. Veramente devastante. Speriamo di riuscire ad abbatterlo. Ci ha quasi ammazzato, eh. Potentissimo, eh. Però ci ha fatto un bel drop. Vediamo un po'. Minchia, 5.42 più summon quality. Questo è game changing, questo drop. Poi cosa abbiamo? Allora, summon quality, evasion. Questo non è male. Anche questo non è male. Questo lo teniamo. E poi andiamo a... Sacrifichiamo un po' di skeleton level per avere altra difesa. Comunque siamo 6.5 di skeleton level, eh. È veramente tanto secondo me. Dobbiamo solo cercare di sopravvivere, perché non sta andando così male. Il problema è che i mostri sono veramente forti. Questo anello è ottimo, quindi andiamo sicuramente a piazzarcelo anche questo. Siamo su un quality 80%. Adesso si inizia a ragionare, eh. Si inizia a ragionare. Questo qui com'è che è? No, non è granché. Allora, quello che desiderei sopra ogni cosa adesso è Max Skeleton. Ne ho bisogno in maniera veramente viscerale. Solo che spero di trovarlo abbinato a qualche oggetto forte, perché non possiamo comunque rinunciare a tutta questa po' di statistica che ci ha donato il gioco in maniera così generosa. Però due scheletri sono davvero pochi, eh. Sono davvero pochi. Almeno io vorrei, mi sentirei sicuro con almeno tre scheletri. Allora, il fiume farà il suo giretto così. Quindi qua andiamo a piazzare un Midov sicuro. Probabilmente anche qui, perché è potenziato dal Crystal. Andiamo a pigliarci HP. E per ora non mettiamo altra roba, perché comunque sono già tanti nemici, ragazzi. Cioè, siamo usciti per miracolo dallo scontro contro il golem. Allora, qua abbiamo summon quality, skeleton level, regen e difesa. Potremmo metterlo al posto del secondo anello. Perdiamo evasion, tanto ne abbiamo comunque pochissima. Non è male, secondo me. In modo tale che arriviamo ad avere ancora più quality. Questo anello com'è che è? Certo che niente che ci aumenti lo skeleton level, eh. Questo è veramente brutto. Cioè, il max skeleton. Purtroppo... Niente di che ci aumenti quello. Questo non è granché.
Altro Midov, dove possiamo piazzarlo? Potremmo piazzarlo sempre in queste zone qua. Comunque è meglio di niente. Ci serve regen, ci serve assolutamente regen. Libro non è granché. Siamo pieni di foreste, però alla versione deboli. Altro Midov, andiamo a piazzarlo qua. Il fiume poi conto di farlo passare sotto. Spero di riuscire a farlo passare sotto, se non ho sbagliato i conti. Allora, il fiume farà una curvetta, quindi andiamo a piazzare il nostro ticket qui. Ok, giusto. Arriva anche... sta cosa la sapevo. Spawna questa specie di villaggio fantasma, tipo... È un finto villaggio, è come se la foresta tentasse di simulare l'essere umano. Mi era capitato in una run di prova di farlo spawnare. Dopo, se mi ricordo, magari faccio vedere anche i dialoghi che sono usciti con l'incontro con la prima creatura, delle creature che spawnano qua. È molto affascinante perché dalla descrizione sembrava appunto che la foresta cercasse di simulare la vita umana. E quindi... mi ha ricordato un po', non so se avete presente, il romanzo Solaris di Lem, in cui il pianeta cerca di simulare la vita umana con questi risultati molto grotteschi e misteriosi. Allora, vediamo un po', facciamo un zigzag qui. Quindi, dove lo piazziamo questo? In teoria qua, giusto? In teoria questa è la zona corretta dove piazzarlo. Dopodiché facciamo così e poi andiamo avanti di qua. Andiamo di qua e proseguiamo e facciamo altro di qua. Penso, eh. Quindi io credo che la zona corretta sia questa. Dopodiché, altro Chrono Crystal. Dove andiamo a ficcarlo? Forse qui. O qui. E pensiamo due Midov là. Sì, qua ci sta. Con l'Oblivion potremmo eliminare il Village, che potrebbe darci fastidio. E penso che forse lo faremo, eh. Poi andiamo a piazzarci l'attack speed in questa zona, in modo tale da avere più attack speed. No, però meglio per ora qua, va. Per ora ci interessa solo muoversi più velocemente. Io forse lo farei, però non sono sicuro di quanto sia forte, di quanto siano forti questi mostri contro di noi, obiettivamente. Quindi, vabbè, però per ora lo lascio, dai, ve lo voglio far vedere. Almeno vi mostro che tipo di bestiacci escono da quella zona. Abbiamo un altro ticket che piazziamo qua. E la roccia. Ok, è uscito anche un Goblin Camp, che sarà il bersaglio del nostro prossimo Oblivion. Le bucherie sono buone, però hanno il piccolo svantaggio che non ti permettono in realtà di accumulare carte utili. Cioè, tipo l'Oblivion, se volessi tenermelo, non riuscirei perché verrebbe poi utilizzato dalle bucherie. Ok, andiamo a prendere altri HP per day. Qui arriva la zona spaventosa, perché qui ci aspettano scontri veramente difficili. Vediamo se riusciamo a gestirli. Abbiamo uno scheletro level molto alto, quindi sono fiducioso che comunque dovremmo riuscire a gestire gli scheletri. Gestirli con gli scheletri. Penso di sì, dai, per ora sta andando. Forse mi spaventa il più in realtà la zona con 4 ragni che questa qui con i cani. Questa qua con 4 ragni mi spaventa. E poi ci sono due flash golem, mamma mia. Mamma mia, ho paura. Allora, tra l'altro sono potenziati l'attack speed, quindi... io provo lo stesso, ragazzi. Me la gioco aggressivo. Voglio avere il bonus di attack speed, anche a costo di darlo ai nemici. Le montagne per ora... è appena spawnato il Goblin Village, quindi potremo farle senza problemi. Ok, meno male che ci escono... che ci esce il tank, per fortuna. Dai, lo stiamo gestendo abbastanza bene per ora. Abbiamo un attack speed 84% in più, che non è male. Andiamo avanti col fiume. 88 siamo arrivati. Altre ruins le vogliamo? Io direi di no, ora come ora no. Perché dove potremmo metterle? Rischiamo di finire a range delle bucheri. Di finire letteralmente massacrati. Già adesso abbiamo questi fastidiosi arcieri
che ci attaccano. Per fortuna non hanno le abilità, diciamo, che hanno invece quando li incontriamo da soli. Mamma mia, l'arpia è veramente un tank, eh. È diventato un tank con tutte queste abilità che gli ha messo. Altro Midov qui. Allora. Vedi qua che... Ah sì, questo è il bonus del beacon, ok. Quindi dentro il range del beacon arriviamo a tipo una roba tipo 108% di attack speed. Allora, qui abbiamo... No, qui perdiamo. E quest'anello invece, summon quality, guadagniamo un paio di percento e un po' di attack speed, ma perdiamo la regen. Voglio perdere la regen, non so se voglio perdere la regen, eh. Devo essere sincero, mi sa di no. Per ora la regia mi fa comodo, che ci sono comunque delle zone della mappa abbastanza deserte. Vedete come rapidamente vengono rievocati gli scheletri che mi uccide. Quindi è ottimo anche per quello avere attack speed. Oh, ancora niente, finalmente max skeleton, ragazzi. Miracolo, siamo arrivati a max skeleton più uno, finalmente. E l'abbiamo trovato anche in un oggetto di buona qualità. Questo qua invece no, questo non è così buono. Oddio, comunque arriviamo a 5.3, però comunque non ha la summon quality. Andiamo avanti col fiume. Quindi qua faremo il giretto di qua, la montagna la piazziamo e la Midov pure. Qua forse, non lo so, eh. No, devo pensarci, intanto piazziamola qua. Qua sicuramente, perché è comunque dentro il range del crystal. 140 capi per day, non è male. Statistiche mi piacciono, eh. Attack speed quanto siamo? 88. Ok, andiamo avanti con il nostro fiume. 90. È una buona combo fiume foresta, eh. Adesso io vi dico, secondo me una build rogue con attack speed e le sand dunes per abbassare gli HP. Mamma mia, cosa succede qua? Perché ci sono questi punti di domanda? Cosa è successo? È successo qualcosa di strano, non so cosa. Non lo voglio sapere per ora. Allora, foresta. Dove la mettiamo? Penso qua, perché poi col fiume faremo così, immagino. E andremo avanti lungo il bordo. A meno che non voglio fare un po' di zigzag, tipo così. Scendo qua. Poi faccio così e faccio zigzag di questo tipo. Potrebbe essere una buona idea, eh. Quindi passo di qua e quindi piazziamo la... Comunque di qua ci passo, quindi. Qui potrebbe essere come... Dovrebbe essere comunque buono piazzare la foresta. Però a questo punto piazziamola qua. Andiamo. 100% attack speed. Dai, che si va avanti. Ora ci serve solo oggetti buoni che vadano a potenziarci il numero massimo di scheletri. Questo è quello che ci serve adesso. Mi chiedo se... Presumo che anche le rocce siano potenziate dal fiume. Quindi se volessimo aumentare i nostri HP ancora di più, potrebbe essere una buona idea. Allora, questo no. Non è buono. Dai, dimmi che mi dà il tratto con più uno max skeleton. No, mannaggia. Però c'è questo. Questo qua non è male. Oppure potremmo rerollare e sperare nella fortuna. Però onestamente io preferirei andare più sul sicuro. Questo qui ci dà comunque la possibilità di superare il numero massimo di scheletri. Quindi dai, ecco, adesso potremmo arrivare ad averne 4. Quindi ci sta, dai. Mi sembra un ragionevole compromesso. Allora, Chrono Crystal. Questa cosa qua inizia a diventare pericolosa. Potrei metterlo qua, però qui si riempirebbe in un nanosecondo. Non è facile, oppure qua. Io ne metterei uno qua, perché potenzia comunque sto Midov, meglio di niente. E l'altro Chrono Crystal non lo metto, non ancora. Lo scambierò con le bucheri. A parte che non so le bucheri a che punto sono adesso, Potrebbero essere quasi esaurite. Non è male però, dai, ci stanno cavando, eh. Però temo per il boss. Mamma mia, chissà che cosa ci aspetta. L'arpia come al solito è stratank. Schiva tutto lo schivabile. Altri HP. E infatti le bucheri sono finite. Quindi adesso inizieranno ad arrivarci le sorpresine.
Però c'è ancora una buca di da 16 qua, quindi dai. Ancora un po' di scambi lo possiamo fare. Ah, è sempre bello vedere tutti gli scheletri che si ammassano. Ok. Perfetto. Questo abbiamo piazzato. Blood Grow ci serve. Qua. Lo voglio mettere qua. Quindi potrò metterci qua un Grow e qua un Blood Grow. Ci sta, mi piace. Mi piace. Lo facciamo adesso, ce l'abbiamo già. Perché così ce l'avremo contro il boss. Quindi Grow e Blood Grow. Nice. Contro il boss ce l'abbiamo. E anche contro questi ragni qua, che però vabbè, non mi intimoriscono più di tanto. Altri HP e altra foresta che andiamo a piazzare. Magari qua. Forse qua, sì, qua la mettiamo. 108 attack speed. Mamma mia, se pompassimo. Ecco, ecco i Tomi, mamma mia. Questi fanno maluccio, eh. Che abilità hanno? Damage calmo tutti gli alleati. Mamma mia. I danni variano da 0 a 200%. Beh, oddio. Mediamente non cambia nulla, quindi. Però rischia di tirarti quei crittoni spaventosi che intimoriscono. Però poteva andare peggio, eh. Non è così spaventosa come abilità. No, queste abilità non ci interessano. La cosa bella è che, avendo tanta attack speed, come vedete, andiamo a cappare il numero di scheletri molto rapidamente. Questo è ottimo. Allora, qui abbiamo uno spider cocoon. Lo vogliamo piazzare? Domanda. Potremmo piazzarlo qua, ad esempio. Per avere un pochino più di mostri ancora. Ma sì, dai, piazziamolo. Mi sento coraggioso. E poi comunque dobbiamo avanzare verso il boss, perché siamo già al loop 8 e temo per la nostra resistenza. Ok, andiamo avanti col fiume. Altri Midov, dov'è che potremmo piazzarli? Ad esempio qua. Non mi fa impazzire, però... perché preferirei forse avere attack speed ora come ora, eh. No, teniamoci per attack speed. Midov li piazzeremo magari qualora trovassi un altro Chrono Crystal. Eccolo qua. Allora, Chrono Crystal che potremmo piazzare qua, dai, sì, va bene, dai. Adesso che abbiamo i Midov da usare, ce lo piazziamo. Mettiamo anche questo, un altro Grow non ci interessa. Questi qua sono i nemici che vi dicevo, i Wooden Warrior. Allora, hanno 100% di contrattacco e, da quel che so, attaccano solo coi contrattacchi. Poi hanno le Spikes, quindi cavolo, 32 danni di ritorno e in più si potenziano anche, cioè mamma mia. Micidiale. Cioè, i nostri scheletri vengono polverizzati nella... No, questa la devo rimuovere, eh. Questa struttura la devo rimuovere. Prossimo Oblivion, subito su... qua sopra. Veramente fastidiosi, cioè... praticamente sono un counter alle evocazioni. Anche se non sono poi così pericolosi, a livello di... a livello di danni. Non mi sembrano così pericolosi. Però onestamente io le rimuoverei, perché comunque non sono granché da avere contro. Non mi sembra nemmeno che droppino granché, quindi prossimo Oblivion ce lo spariamo sul villaggio e via. Per il resto mi sembra che reggiamo abbastanza bene. Non ho contato ovviamente le montagne, ogni volta mi dimentico. Potrebbero mettere un counter automatico per avvisarti che sta per uscire un altro villaggio di Goblin. Allora, cosa facciamo qua? Qui facciamo sto zigzag qui, quindi qua mettiamo la... il ticket, sì. E qui ci mettiamo la roccia. Ecco un altro Goblin Camp. Vabbè, dai, non è così... non è così tremendo, dai. Onestamente io l'Oblivion, se lo becco, lo sgancio su... sul village. I Goblin, non lo so, mi spaventano di meno. Per fortuna non dobbiamo gestire i banditi a sto giro, perché non abbiamo preso i villaggi come carta. Quelli sarebbero stati molto rognosi. Io odio i banditi. Tra l'altro non so se l'effetto di banditi, che ha la possibilità di distruggere equipaggiamento quando colpiscono, procca anche se colpiscono le nostre evocazioni, eh. Questo non saprei, spero di no, sarebbe veramente malvagio come cosa. Allora, qui il fiume fa così. Quindi sale qua, poi scende e va qua sotto. Quindi potrei mettere il Midov, ad esempio, qua. Allora, salgo così, vado qua.
faccio sto passaggio, poi scendo e vado qua. Quindi potrei mettere il Midov qua, ad esempio. Dovrebbe funzionare qua. Il fiume ti spinge a progettare un po' la mappa in avanti, eh. Immaginare dove piazzerai le varie robe. Comunque direi, io direi di iniziare a spingere per andare al boss, eh. Prossimo loop, secondo me, è boss, bisogna farlo. Se no aspettiamo troppo e rischia di diventare poi troppo pesante affrontare i loop, perché i mostri si potenziano, mi sembra, cosa del 4% ogni loop, quindi diventa troppo poi. Dobbiamo spingere per il boss, a prescindere da quello che troviamo, quindi adesso inizierò a buttare giù anche le forest. Non mi interessa se non sono ottimali, ma dobbiamo spingere un po'. Tanto abbiamo comunque accumulato 122% del attack speed, che è tanto, eh. Mettiamo un Mido qua. 175 HP per day, sono ottimi. Siamo veramente veloci a evocare gli scheletri. Vorrei veramente avere, sbloccare il tratto di più uno max skeleton. Con quello mi sentirei veramente un pascià. Però ogni tanto succede. Ok, l'Oblivion, dai, adesso ci andiamo a bombardare questo village. Via. Elimina il village. Allora, andiamo a piazzare la montagna. Spider Cocoon non ci interessa, però lo piazzeremo probabilmente alle nostre spalle. Vediamo come ce la chiamano contro i goblin, giusto per capire se sono davvero meno pericolosi dei Wooden Warrior. Penso di sì, penso che siano più gestibili i goblin. Mi sembrano poi così forti. Che abilità hanno? Oh, cavolo, non ho fatto neanche tipo vedere, vabbè. Mettiamo giù una roccia. Ah, mamma mia, Flash Golem con arcieri di supporto. Mamma mia, ragazzi. Qui sarà dura, eh. Per fortuna evoco veramente spesso. E tra l'altro evoco anche il tank. Ok, dai, meno male. No, è ottimo, ragazzi, è ottimo, eh. Attack speed su necromante, mamma mia. Fantastica. Allora, altri scheletri li vogliamo a scapito della potenza? Secondo me sì. Con l'abilità che con l'attack speed che abbiamo, secondo me sì. A mio avviso è la cosa da fare. Andiamo a sostituire. Tra l'altro sono identici i due anelli che abbiamo equipaggiati, quindi è indifferente quale sostituiamo. Andiamo a sostituire questo. Questo qua invece aumenterebbe lo skeleton level, ma perderemo altra quality. Non so se mi va di farlo. Non mi va di farlo, mi sa, eh. Ok. Ora è il momento di pompare verso il boss. Ok, guardate come sto caricando. Mamma mia. Siamo a 4 scheletri, ok. Chissà, non so se riusciremo a livellare prima di arrivare al prossimo loop. Vediamo un po' questo. Vedete che questo non è male, eh? Al posto del secondo anello ottengo più quality, livello uguale, evasion, perdo regen e difesa, però tutto sommato forse preferisco l'evasion, sapete cosa? E potenziare la quality anche di un 2-3% non è male, non è male. Ok, dai, non avendo idea di come sia il boss, non ho idea se avremo o meno speranze di sconfiggerlo. Presumo di sì, perché mi sento abbastanza forte. Però in realtà non ne sono sicurissimo. Anche perché avrà delle evocazioni anche lui, credo, e quindi il beacon andrà a potenziare anche l'attack speed delle sue evocazioni. Ecco, questo per esempio non avevo pensato questa cosa. Allora, però dai, penso che comunque in generale ci guadagneremo noi, con i nostri scheletri. In generale penso di sì. Mettiamo un beacon qua. Un'altra bucare la vogliamo? Ma io dico di sì. Io dico di sì. Perché no? Qua magari. Tanto sì, dai, secondo me sì. Oppure qua. No, qua, va bene qua. Vogliamo scambiare un po' di carte. Voglio ottenere fiumi a tutto spiano e possibilmente foreste potenziate. Questo è quello che mi interessa adesso. Ok, fiume, ci siamo. Foreste potenziate, purtroppo no. Speriamo di trovarle qualche altra bucheri.
Se no comunque butto tutto giù, tutto quello che ho e cavo fuori comunque il boss, eh. Ormai dobbiamo evocarlo. Non ci sono storie. Anche perché siamo già al loop 9. Allora, vediamo un po'. Mamma mia ragazzi, l'arpia. Cioè, ma è il tank definitivo diventata, eh. Mamma, non muore mai. Porca miseria ragazzi. Ma si rigenera anche, non so come. Allora, forse ha un'aura di vampirismo, non lo so. Allora, foresta, il fiume farà così. Quindi la mettiamo qua. Tanto non so se riusciremo in realtà a trovare un altro fiume. Midov. Boh, dove lo piazziamo? Bella domanda. In realtà non è che ci sono molti punti, eh. Qui no perché c'è il fiume. Però qua passerà vicino al fiume, quindi piazziamolo qua. Vabbè, magari anche qua, dai, facciamo così. Dovrei passarci col fiume lì, ma dubito di trovare così tanto fiume da arrivare fin lì prima del boss. E non andremo avanti, ovviamente, con la run dopo il boss, perché voglio assolutamente portarmi a casa la sua testa e basta. Allora, quantomeno voglio vederlo. Altra montagna. Dove la mettiamo questa? Il fiume passerà da qua, non ci avremo mai però. Quindi boh, piazziamola qua per ora, dai. Comunque è 2% attack speed, dai. Ok, un'altra abbiamo trovata, dai. Non male, non male. 142% attack speed. Mamma mia, più il 20 del beacon. 160, non pensavo di arrivare a attack speed così elevata. Piazziamo altra foresta qua. Ah sì, facciamo fiorire anche le cose, ci sta. È spawnato un altro village, vero? Ho sentito il rumore? Dov'è? Qua. Mannaggia, non mi piace che sia lì. Va bene lo stesso, dai. Altro Chrono Crystal. Potremmo metterlo qua. Così potenzia questo. Piazziamo... No, cavolo, stavo per mettere il Midov qua. Così bloccavo il fiume. No, non mettiamolo. Mettiamolo qua. E poi, boh... Non saprei. Direi qua, dai, facciamo qua. Dai, ci siamo quasi, eh. Non ho ancora buttato giù ragni e quant'altro perché voglio ancora fare uno scambio dalle... Ah no, le bucherie sono finite in realtà, quindi mi conviene iniziare a buttare giù roba, eh. In modo tale da evocare il boss. Buttiamo giù tutto. Immagini se poi non riusciamo a evocare il boss e dobbiamo farci il loop in mezzo a questo casino che sto piazzando adesso. Mamma mia, no, spero di trovare le altre carte, sennò siamo veramente nella cacca. È che speravo di avanzare di più lungo il tragitto del boss, piazzando quelle carte. Skeleton Mage. Spero di riuscire a evocarlo anche contro il boss. Skeleton Mage mi piace un sacco. Poi è bella l'idea di avere Scheletro Mago. In quale accademia avrà studiato uno Scheletro Mago? Chi lo sa. Quale percorso universitario avrà fatto per arrivare a praticare la magia? Allora, vediamo un po'. Tac, tac, no, non ci interessa. Questa foresta invece sì, ci interessa. Ma, insomma, non so dove piazzarla, questa qua. Tanto col fiume arriveremo qui, giusto? Sì, arriveremo qui comunque col fiume. Cioè, non ci arriveremo in realtà. Però, la teoria vuole che il percorso sia quello. Dai, datemi carte, ragazzi. Ho bisogno di evocare il boss. Ok, sì, dai. L'oblivio non lo uso perché distruggere carte mi bloccherebbe, cioè mi farebbe arretrare lungo il percorso. Quindi non mi va. Dobbiamo assolutamente pompare quante più carte possibile. Dai, datemi roba, bravi così, bravi ragazzi. Allora, in realtà l'oblivio lo potrei usare qua. Potrei usarlo qua perché distruggere questa struttura andrebbe a potenziare il Blood Grow. Però ho paura perché comunque non sono sicuro di riuscire ad arrivare al boss, ad evocare il boss. Ma penso di sì, dai, cioè, voglio dire, non è così... Mi manca poco, dai, dovrei farcela. Dovrei farcela, ragazzi. Penso proprio di sì, eh. Basta veramente che mi esca qualche minchiatina. Cacchio se menano però, ragazzi, anche questi, eh. Male che mi è uscito il mago che distrugge tutto. Vai, scheletro mago, fammi sognare, fammi sognare. Allora, altra foresta. Qua. Ma sì.
Chissà se c'è qualche sinergia magari a circondare una montagna di foresta o qualcosa del genere. Dai, carte, carte ragazzi, bisogno di carte. Conto su questi ragni, di solito i ragni droppano parecchie carte. Magari mi esce anche qualche anello pazzesco. Tipo un anello come questo giallo ma con in più Max Skeleton sarebbe assurdo. Mettiamo la roccia, sì, questa la piazziamo. Mamma mia, il Flash Golem ha appena one-shottato un nostro scheletro. Però dai, cioè, evochiamo così rapidamente che... siamo davvero forti, eh. Siamo davvero forti. Mamma mia, 7.36 questo. Cacchio, mi tenta, eh. Però perdere quality. Però davvero 7.36 aumenta quasi di 2, cioè... io quasi quasi lo tengo, ragazzi. Questo è mostruoso. 7.9 arrivo di livello, cioè è mostruoso. Allora, altra foresta. Qui ne appiazza montagne. Qua, dai, vabbè, ci siamo ormai, dai. Non è possibile che non riusciamo a evocare il boss. Siamo ormai a tipo a forse a 3-4 strutture di distanza dal boss. Altra montagna, ottimo. Gro, non ci facciamo nulla. Piazziamo la montagna. Dai, che ci siamo quasi. Piazziamo una ruins. Dai. Madonna, ma quanto manca? Dai, su. Vorrei che magari... forse avanza di meno rispetto agli altri capitoli. No, ma forse è la mia immaginazione. Ecco, questi qua potrebbero darci roba potente. Vediamo, ce la stanno dando? No, in realtà. Purtroppo no. Oddio, attack speed. Però perdo un punto percentuale. Questo libro, 6.16 e summon quality. Potrebbe essere un buon compromesso questo, eh. Questo è un buon compromesso, dai. Piazziamocelo. Questo invece, no, non mi interessa. Usiamo comunque alti anche di summon quality. Ok. Altro fiume. Dai, ci siamo ormai, no? Ormai siamo lì. Dove piazziamo sto mido? Qua? No, cavolo, qui c'è il fiume. Mannaggia. Tanto non lo andremo a fare sicuramente, però. Andiamo a distruggere questo. Come vedete, questo è diventato un Angry Grow. Quindi è potenziato. E poi andiamo a piazzare, ma che ne so, tipo questa roba qui. In teoria dovrebbe... non ancora, però abbiamo ancora due foreste. Sì, dovrebbe spawnare il boss a breve, dai. Prossima struttura, penso. Questo scontro coi cani è abbastanza impegnativo. Mamma mia, dai, è arrivato lo scheletro mago, dai, risolve tutto lui. Risolve tutto lui. Cavolo, che libri che ci stanno arrivando, che grimori. Oh! È arrivato, ma non ho costruito niente. Forse avanza comunque un pochino da solo. Questo qua cosa ci dà? 28, 0.7... evasion e difesa. Non è male questo. Questo me lo tengo. Allora, fiume. Piazziamo anche... no, aspettiamo un attimo a piazzare le foreste, dai. C'è ancora la possibilità di trovare qualche altro fiume. Chrono Crystal. Dove andiamo a piazzarlo? Tipo qua. Che ci potenzia la Midov. Mamma mia, quanti sono accumulati orde di mostri vicino al boss. Speriamo di riuscire a levarceli. Un livello sarebbe ottimo, eh. Dai, dai che magari livello. Dai che magari livello, dai, 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 dai. E dammi più uno skeleton, dammi più uno skeleton. Questo non è malaccio, ma... non basta, non basta. Oh, finalmente, dammi più uno skeleton. Ah... no, purtroppo no. Però potremmo mettere questo. Oppure questo. No, io dico questo. Sì, io facciamo questo, dai. Questo qua distribuisce i danni sui miei scheletri. Considerando la velocità con la quale li evoco, secondo me è una buona cosa. Vediamo un po'. Allora, 5.72 più 8, 0.81. No, non mi interessa. Questo non mi interessa, neanche questo. Forse questo mi interessa. Al posto di questo, sì. E questo qui? 29, 0.7, no, non mi interessa. Ok, ci siamo quasi ormai, dai, dai.
A livello di tratto non è male, dai, ci fa sopravvivere un po' di più quello che abbiamo trovato. Altro fiume, ta 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 ta, altra montagna. Mamma mia. Sembra veramente l'esercito che ci separa dal boss. Tra l'altro questo scontro sono praticamente 7 nemici. Eppure evoco così rapidamente gli scheletri che sto riuscendo a gestirli, eh. A fatica, ma... Mamma mia, davvero forte necromante così, eh. Davvero vi consiglio, se lo provate, di non sottovalutare l'attack speed. Perché spamma scheletri come un mitragliatore. Come un mitragliatore, ragazzi. Altro fiume. Cosa abbiamo ancora? 2 scontri. Cos'è questo? Incursion. Sembra un buco nero, sembra. Vabbè, proviamo. Questi qui dovrebbero essere gestibilissimi. E magari ci droppano qualcosa di potente. Perché i serpentoni sotto droppano bene. Max Skeletons più 1. Mamma mia, ragazzi. E in più ci... Dai, sì, questo sì. Questo assolutamente sì. Al posto del... di quest'anello qua, sì. Siamo a 5 scheletri massimi. Cioè, ne invochiamo valanghe, praticamente. Qui come siamo messi? Non voglio perdere altra quality. Cioè, vorrei tenerlo questo, ma altra quality non voglio perderla. Andiamo avanti col fiume. Ormai ci siamo. Facciamo sti ragni, vediamo cosa droppano. E dopodiché affrontiamo il boss. Chrono Crystal, Però altro fiume ci sta. Piazziamo la foresta a sto punto qua. Per avere altro... altro drop. Piazziamo sta cosa qua, così. Così. Buttiamo giù tutte le forest. Ci siamo. Siamo arrivati a 167% di attack speed, 238 HP per day, 1400 punti vita. Abbiamo buone statistiche di offensive per quanto riguarda gli scheletri. Io ci credo, ragazzi, io ci credo. Dai. Ok, ci sono questi due cagnacci. Allora, questi si potenziano quando muore un alleato. E in più fa questo salto. Scappa nel piano astrale dopo 3 colpi. E forza l'eroe a attaccare un altro bersaglio. Torna dopo 3 attacchi e fa un attacco critico che fa il 250% del danno. Mamma mia, ragazzi. Ok. Impara a stare al tuo posto, cane. Ma non il benvenuto più caloroso che abbia mai sentito. Oh, scusami, non stavo parlando con te. Ai miei cani fedeli piace girovagare ogni tanto. Mantenere la disciplina è importante. Uff, mamma mia, che belli che sono quei cani. E per quanto riguarda te, mio piccolo eroe, impara a stare al tuo posto, cane. Ok. Ma chi diavolo sei? Oh beh, vediamo. Ogni tanto arriva il bisogno di ammazzare i nuovi eroi, ma non senza una ragione, naturalmente. E quando inizi a ucciderli, un paio di tori rompono il recinto e scappano alla foresta. No, in realtà questo ancora, sai, capite che non credo che sia eroe. Credo che si riferisca invece tipo a un gregge. Ma questo perché con questi caratteri si confonde un po' la O e la D. Ok, ma devi comunque killarli tutti, questo è il punto, sai. Ammazzarli tutti, scusate. Killarli è un po' un inglesismo. E questo è dove il cacciatore entra in gioco. Troverà ogni toro ribelle e gli sparerà. Quindi non provare neanche a parlarmi di cortesia, mio piccolo eroe. Quanto può essere cortese non solo non evitare la distruzione del mondo, ma resistere a questo magnifico processo? Ho sentito abbastanza di queste chiacchiere. Chiedo il tuo perdono. Tutti voi avete questa meravigliosa e profonda ragione per partecipare in questo cataclisma. E ognuno di voi ignora il fatto che noi tutti vogliamo ancora vivere. Non è piacevole essere sterminati, sai. Parlando semplicemente, non me ne frega niente. Mi piace semplicemente cacciare.
E ora, se vuoi scusarmi, devo dar da mangiare ai miei cani il resto del mondo. Lo mangeranno tutto in un morso, come se il loro stomaco fosse un buco nero. Ah, ecco perché hanno questa forma, sono delle sorte di buchi neri. Spero che tu sia pessimo a cacciare quanto sei pessimo con le battute. Non mi importa. Capirai i miei scherzi molto presto. Prendetelo! E si inizia, ragazzi. Ok. Cosa fa lui? Lui spara col fucile, vediamo un po'. Anche lui si potenzia. Lui ha un corno. Ah, che fa attaccare più spesso la... fa attaccare i suoi cani nel secondo attacco. Ok, e poi c'ha un qualcosa che mi impedisce di attaccarlo. E non missa mai, giustamente, ha un fucile. Per ora come sta? Beh, per ora sta andando bene, dai. Non sta colpendo il nostro eroe. Noi stiamo evocando una marea di scheletri. Abbiamo due scheletri maghi in campo. Mamma mia, lo stiamo distruggendo. È andato. Wow. Ah, però dobbiamo comunque eliminare i suoi cani. Sì, ma i suoi cani sono più resistenti di lui. Questo è andato nel mondo astrale. Mannaggia, sono più resistenti di lui i cani. Va bene, dai. I cani sono il vero boss. Ah, bello come si rompono, guardate. Sembra tipo una galassia distrutta. Ok. Oh, oh. È stato molto divertente. Che peccato. Ucciso dal mio stesso bersaglio. Circondato dal mio stesso bersaglio e ucciso. Ora dimmi tutto quello che sai. Oh, per favore. Non penserai veramente che questo è il momento in cui mi rendo conto del tuo potere e ti dico tutto come forma di rispetto nei tuoi confronti. Sto morendo, sai. Non è un gran momento per le rivelazioni. Inoltre, hai ucciso i miei mastini, bastardo che non sei altro. Pensi che io mi senta bene a tal riguardo? Non confondere i tuoi motivi con i miei. Spero che tu non abbia questa fastidiosa abitudine di tornare indietro dalla morte, vero? Ora sto ancora morendo. Ah, mentre sto ancora morendo, un nuovo corpo è stato creato per me, al centro del più grande dei buchi neri. Perciò sì, tornerò. Non pensare che tutto sia così semplice. La mia caccia continuerà, e non c'è posto nell'universo dove non possa trovarti. Non devi rendere le cose così complicate, non vado da nessuna parte. E non andrò a nascondermi. Mi sento meglio pensando che stai sprecando il tuo tempo combattendo me invece che distruggere altri mondi. Sento il suono di un corno e l'abbaiare dei miei cani. Una nuova caccia comincia. Una nuova caccia. Questi tizi sono veramente un fastidio. Sono un vero fastidio. Mi danno speranza, però. Non sprecherebbero il loro tempo con me se non fossi una vera minaccia ai loro obiettivi. Oh, siamo riusciti a buttare giù il boss, ragazzi. Al loop 10. Ce l'abbiamo fatta. C'è qualcosa di interessante a sbloccare, eh? Dopo aver ucciso un nemico, il prossimo attacco fa 2 per loop extra damage. Non mi sembra granché. L'eroe ha il 60% di riflettere un attacco ranged su un nemico a caso. Oppure 40% non spende la pozione dopo l'utilizzo. Ma sapete cosa? Non è che mi sembra granché si tratti. Poi magari se ne sono di forti. Però per ora io vado sulle risorse. Non sblocco ancora qualche tratto da boss. Diamoci le risorse. Ci portiamo a casa le nostre reliquie. Oh, e torniamo in base. Vediamo cosa abbiamo da dirci, i paesani qua. Cos'è successo? Perché questa faccia scioccata? Perché sono quasi stato fatto a pezzi. Non so ancora come ne sono uscito vittorioso. Dai, penso che tu ti stia sottostimando. No, sono serio. Quel cacciatore aveva buchi neri come mastini. Penso che potessero ingoiare l'intero pianeta. E l'arma del cacciatore. Le stelle scendevano a ogni colpo. Con tutto quel potere avrebbe potuto distruggere una galassia. E sono sicuro che l'abbia già fatto qualche volta. Non capisco come posso essere un avversario per lui. E sono spaventato all'idea che... Questo è vero anche per Elitch e la sacerdotessa.
Oh, non dirmi che questo incontro ti ha scombussolato. Senti, questo posto sta diventando migliore. Non devi arrenderti. Di cosa stai parlando? Mi sembra l'opposto. Sono abbastanza sicuro che avremo successo. Non è solo una coincidenza. Ho il potere di combattere questo male e ho la possibilità di sconfiggerlo. La possibilità di sconfiggerlo, eh? Beh, immagino che la fortuna sia dalla tua parte. In effetti questo è strano, no? Se ci pensate, chi siamo noi davvero? Perché siamo così forti? Perché possiamo ancora combatterlo? E soprattutto, è davvero Dio che sta cancellando l'universo? E se è così, com'è possibile che siamo in grado di opporci alla sua volontà? Sono tutte domande veramente interessanti. Secondo me c'è da scoprire qualcosa dietro la lore di questo gioco, soprattutto sulla natura del protagonista. Qualche teoria ce l'ho che mi sfarfalla in mente, però per ora non voglio ancora esprimermi. Vedremo come si evolverà la cosa nel capitolo 4, che non so se sarà quello conclusivo, ma penso di sì. E mamma mia, mi spaventa già la preview di questo boss. Comunque, questo episodio è durato a sufficienza, è stata una lunga maratona per sconfiggere il boss, ma sono soddisfatto di averlo sconfitto al primo tentativo. Abbiamo usato un'ottima build, il fiume si è rivelato determinante, perciò ci fermiamo qua. Vi ricordo, se vi è piaciuto il video, di mettere un bel like, di condividere e magari di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, e noi ci vediamo al prossimo episodio.